Un bambino di prima elementare viene sgridato dalle maestre perché non riesce a seguire bene la classe, resta spesso indietro. Quando gli dicono di disegnare una cosa, lui fa l'esatto contrario. I genitori preoccupatissimi portano il figlio da un neuropsichiatra per farlo controllare, perché avevano paura che lui avesse davvero delle difficoltà. Risultato: quoziente intellettivo più alto della media, suona il pianoforte, legge da quarta elementare nonostante stia in prima, ha la passione per l'astrologia, gli aerei e studia tutto. E allora giustamente il neuropsichiatra dice: ma scusate, che problemi dovrebbe avere vostro figlio? Forse è alle maestre che dà fastidio questa cosa. Un bambino diverso dalla massa, un bambino che è davvero tanto intelligente, fa paura perché è una mente pensante. Loro non riescono a gestirlo. Ecco cosa detesto della scuola: che non apprezzano la diversità, chi è diverso, chi ha un pensiero che non coincide con il loro. Non provano a svilupparlo, non provano a farlo ad arrivare alla massima espressione, no, lo provano ad atterrare. La scuola ci vuole tutti uguali, è il sistema che non funziona. E io non voglio far parte di questo gioco, io non voglio essere come tutti, io voglio essere me stesso.